Giampiero, allora, come era quella vita? Come si viveva in quel contesto, nella casa, nei campi? Allora io tornerei indietro un po' quegli anni, no? Essendo nato nel 41, periodi di guerra, qui era tutta zona di campagna e eravamo pieni di contadini. Nella nostra cascina c'erano 7, 8, 10 contadini che tutti avevano il loro nome, che la maggior parte era il lavoro contadini e qualcuno cercava di guadagnare qualcosa per andare al lavoro, perché allora era tempo di guerra, per guadagnare qualcosa. La nostra vita qui, essendo tutti contadini, si andava in campagna perché più che tutto era la mamma che era, diciamo, la più esperta nel settore agricolo. Ecco, come ho detto, fra l'altro la mamma era molto esperta per venire da una famiglia contadina. Famiglia contadina, sì, che anche il papà, però la mamma era una famiglia contadina, che lei non sbagliava nessun tipo di semina, non sbagliava nessun raccolto, anche nel bestiame la scelta era sempre sua, lo guardava in faccia la manzo, la manzetta, capiva a colpo d'occhio se la bestia era sana o non sana. E lei ha fatto molto e ha contribuito molto nel nostro cammino di contadini, tra virgolette, perché non è che avevamo una grandissima, eravamo con le 25, 27, 30 pettini di terreno, che il papà, essendo ancora un lavoratore dell'Isotta, al tempo della guerra, si faceva a tempo perso. Poi gli anni passano e come dico, siamo andati avanti ancora parecchio a fare, che mi ricordo che andavamo fuori, perché qui davanti a noi, era un momento forse di felicità ancora da bambino quando veniva la mia trebbia con il famoso trattore con le cinghie che per la trebbia del grano. E allora la mietitura si faceva ancora tutto con le falci, legare i covoni, legarli, poi partire, metterli assieme facendo questa cappa fuori in campagna che rimaneva fino a che il grano era asciutto. Il momento della trebbiatura, così faceva con i carri, si portava tutto davanti alla cascina, la cascina con dei grandi covoni, delle grandi cappe forti, e veniva allora, che era il più grande di tutto, il Mariani, eccetera, col trattore, con le mieti, con la trebbia, con il suo Landini 25-30, con la testa calda, con le cinghie, che faceva da trasmissione su queste macchine qua. E allora era un momento di felicità, ma anche un momento di grande lavoro, perché allora c'era da portare su il grano, c'era da ritirarlo, metterlo giù a asciugare, e ancora sulla quello che era l'aia in cortile a rotazione, perché i contadini erano abbastanza tanti, insomma. E oltre a quello poi si faceva il grano turco, il miglio, si faceva diverse cose. E in più c'era il giardino che faceva parte del nostro pezzo di giardino, che è abbastanza grandino, e lì c'era dentro pollaio con tutto, avevamo tutto il tipo di piante e frutteto, eccetera, frutteto per modo di dire, perché insomma qualcosa che si andava giù a rubarlo da piccolino per mettere qualcosa in bocca perché c'era poco da mangiare. Questa era la nostra vita. Ecco, fra l'altro, quando c'era per esempio la storia del grano turco, si andava a raccogliere il grano turco e poi si poneva nell'aria, ci si riuniva tutti quanti. Allora, no? Lì, con l'aria del grano turco era una sfida fra i contadini a chi ne faceva di più, no? Ma però il lavoro c'era molto lavoro da fare, cioè, perché prima si toglievano le frasche e si dava, perché non è come adesso che si butta via tutto con la mietitrebbia e tutto. Le fraschettine si portano a casa verdi e si danno le bestie. Noi avevamo su un asinello, avevamo sulla mucca, una capra, una pecora e sempre qualche manzo in stalla, e si dava questo verde. Poi si tagliava anche la cima del grano turco, la si portava a casa e si dava di verde d'estate alle bestie. E poi la raccolta del grano turco, si entrava tutti assieme prima a cogliere, tirarlo giù le pannocchie, ci faceva nelle montagnette, eccetera, eccetera. Finito, passava il papà col carro, con le sbarre davanti e di dietro, e buttava su tutte queste le pannocchie, e si arrivavano in cortile qui alla cascina Negretta, dove noi abitiamo. Ecco, la cascina Negretta stava in queste zone? La cascina Negretta sta proprio qui dove abito io adesso ancora, in via Fiume Annieci. Perché dovete sapere che Saronno era molto, aveva tanta campagna e aveva tante cascine. Se pensiamo che le più note, per esempio, c'era la Cascina Nuova, la Cascina Brasca, la Cascina Colombara, la Cascina Dario, la Soncini, la Lucini, la Sant'Antonio, in campagna, la Dubini, la Volonteri, la Nuova Brasca, la Luisa, e c'era questa cascina.
Ecco, tutte queste cascine poi danno il senso del contadino all'interno di questo paese. Sì, diciamo che ci si conosceva un po' tutti, ecco. Non è come il giorno d'oggi che non conosci chi ti sta di fronte o chi sta al numero 5 più dopo di te. Ci si conosceva tutti, perché noi qui della Via Fiume conoscevamo contadini da Vicolo Santa Marta, da Vicolo quell'altro dove c'era dove c'era Maggiara, c'era lo zio di mia mamma, il Vitale Aceti, e c'era parecchi contadini. Poi andai fino sullo Straorigio, si conoscevano tutti, e si conoscevano un po' tutti, perché avendo le campagne c'era più affiatamento, ecco, c'era anche bisogno l'uno dell'altro sullo scambio di attrezzatura. Anche se la mamma dice non fatti mai prestare la zappa dal vicino, perché come la usi si rompe il manico, era un detto contadino. Però questo era il movimento. Ecco, quando si andava, c'era il momento della natura delle campagne, poi dopo si usava una cosa, come la chiamavano? Ah sì, allora prima si passava con l'aratro, no? con due bestie, sì, con l'aratro si passa, poi l'erpice, che in dialella rapega. E questa qui rompeva tutte quelle che sono le zolle di terra, li smetteva in piano. Poi si faceva su un altro tipo di rapega, che era di legno, che si andava su appoggiato su. No, prima era l'erpice che spaccava quello che sono i massi di terra, e poi questa rapega che era di legno, che si andava sopra, si muoveva e si spianava il terreno per poter fare la semina. Dopo si seminava, no? Dopo si seminava, cosa si faceva? Se era la semina del grano turco, quando era bene il terreno livellato in piano, il papà, come piaceva, una specie di rastrello, che era un rastrello, chiamato un rastrellone, sì, perché aveva i denti a 40 cm uno all'altro, che tirava la riga, e noi dietro, bambini e non bambini, sì, mamme e tutti, col famoso caon che faceva il buco, sì, nella terra, e si metteva il grano turco e poi si copriva. E questa era la semina del grano turco. Certo che era un altro sistema di vita. Un altro sistema, sicuramente, perché dopo, alla crescita, quando si alzava un po' il grano turco, si era con il colmadone, era un tipo di aratro con due alette, sì, che faceva il colmo per tenere la pianta dritta, per farla crescere, per non farla spaccare le vette. E lì c'era sempre il processo di lavoro dietro su quello che era il grano turco. Ecco, nel nostro circondario, molti paesi erano famosi per alcune produzioni, le patate da una parte, le cipolle dall'altra. A Saronno cosa si coltivava? Voi la vostra famiglia? La nostra famiglia cercò di fare un po' di tutto, perché essendo noi eravamo in sette, mia madre ha avuto 11 figli, io sono il decimo, e la famiglia era grande, anche se sono morti parecchi dei piccoli, però la famiglia era pesante, e allora si gestiva con un po' di tutto, col giardino, e poi con la campagna, perché noi la campagna cosa facciamo? Grano turco, grano, patate, segale, prato per darla da mangiare alle bestie, si faceva un po' di tutto. Ed ogni raccolto c'era sempre da fare. Ecco, fra l'altro c'erano due momenti importanti del contadino, a parte quando si seminava, ma quando si raccoglieva il grano, no? Il frumento, che c'era il momento di andare a portarlo alla... Ma lì prima di portarlo a Mulino Canti, perché allora si andava a Mulino Canti o al consorzio, sì, dipendeva un po' com'era il grano. E beh, lì cominciava, prima c'era da tagliarlo, naturalmente, tagliarlo tutto con la faccia. C'erano mica le macchine di adesso? Non c'erano le macchine di adesso, tutto con la faccia. Poi uno dietro che faceva i covoni, finito, venivano tutti messi insieme e facevano delle pignatici, chiamavano i dialetti maragnoli, che li mettevano giù per far asciugare la paglia. Asciugata la paglia un mesettino, tre settimane, si faceva il cappone grande per ripararlo dell'acqua, fino al momento della tremiatura. C'era la tremiatura, poi veniva consegnato. Poi, c'era un obbligo per consegnarlo al consorzio, mi pare. Come? Avevano un obbligo di consegnarlo al consorzio. Sì, c'era, al tempo di guerra c'era l'obbligo anche della produzione, perché mi ricordo che diceva, io ero piccolino, quel tempo cos'era? Che dovevi fare tanti quintali di grano, certo, perché pensavano che lo vendevi al mercato nero o al grano tuo. Invece noi eravamo sette in casa, non è che potevi vendere, fare, e c'era nessuno che lavorava nell'azienda, perché allora, appena finita la guerra, c'era tutti a casa, c'era poco, niente, ci mangiavano le due patate
con un salamino, una cosa che è rimasta ancora impressa, che dico ai miei figli e a mia moglie oggi, con un salamino mangiavamo in sette. La mamma tagliava talmente fine che diceva che sono più sottili delle ostie, e diceva mamma, però te lo mettevo lì che era bellissimo, con quattro patate si mangiava in sette. Infatti, questa è la vita contadina. Ecco, quindi c'era questo fatto, ma perché l'ho passato anch'io quel momento lì, la gioia di essere giovani, e quando raccoglievano il fieno che veniva portato sulle cascine. Sì, bene, il fieno è il nostro oro da piccolini, eh? Da piccoli qual era? Salire sulla cascina a schiacciarlo. Sì. Schiacciarlo per comprimere, per farcene stare di più, ecco. Certo. Ma il lavoro che c'era alle spalle ce n'era, perché allora non c'era come adesso con i macchinari, andavi con la famosa ranza, la falce, sì, che dovevi tagliarlo, poi lo dovevi stendere, asciugare, farlo seccare, dovevi rivoltarlo per farlo seccare, portarlo a casa, metterlo in cascina e fare questo tipo di lavoro, metterlo sulla cascina, tutto a mano, perché non di macchinari, non ne avevamo niente a quell'epoca lì, non c'era. Le prime mietilega sono uscite che io avevo 12 o 13 anni, che ne ho fatto qualcuno a fare in boccia sulla mietilega. Sì. Ecco, tu hai cominciato presto a lavorare, sì. Avevi 11 anni, se non sbaglio. Sì, sotto lavoro subito a Torchio, perché per non lasciarti in giro, vuoi che c'era il tappezziere in cortile per dargli una mano, vuoi che c'era il contadino che doveva fare il lavoro di contadino, e c'era sempre da fare. Ecco, insomma, quando capitava, ti è capitato anche di dover andare alla mattina presto in campagna con i tuoi genitori? Beh, specialmente dopo è iniziato il lavoro, perché prima, essendo piccolino, non ti alzavi alle 5 e andare in campagna, perché cosa fai alle 10, 11 anni? Quello è venuto dopo, dando lavoro. Prima del lavoro cosa devi fare? Alzarti, tirare fuori dalla stalla il tuo somarello, carrettino, e andare in campagna con la ranza, la famosa ranza, e rastrello e forca, e preparare la cena, del mangiare per il giorno, per tutto il giorno delle bestie, che noi avevamo i quattro bestie in stalla, bisognava dargli da mangiare. Ecco, quindi la tua giornata in definitiva come si svolgeva all'interno, oltre che la campagna, anche il lavoro subito dopo, quando hai cominciato ad andare al lavoro? Beh, al mattino il lavoro era quel tipo 15 di lavoro, al mattino presto andare. Poi ho fatto l'idraulico per diversi anni, quando tornai, erano le 6, le 7, e allora c'erano i lavori indietro da contadino da fare. Vuoi che c'era da andare a tirare sul fieno, vuoi che c'era da fare mangiare le bestie, vuoi che c'era da raccogliere le pannocchie, c'era sempre da fare, vuoi che c'era da portare il grano al mulino, qui a Saronno, o il grano turco a Girenzano, la famosa Mornera, che gli portavamo il grano per sdebitare tutte le spese dell'anno, quel famoso libretto che tu acquistai, la pasta e mangiare, metteva a conto credito, poi alla raccolta del grano turco portavi là, facevi i conti e tu chiudevi. Quello che era. Ecco, la giornata quindi era impegnata dalla mattina alla sera. Mattina alla sera. Rimaneva ben poco al resto. Ma diciamo che per giovani, cioè, ne uscivamo con niente ad andare qualche volta fuori, allora si andava nel famoso marchino, c'era il campo da bocce, a fare la partita alle bocce, già, però gli anni erano già passati, perché no, noi abbiamo smesso presto, perché dopo la cascina è stata chiusa, è stata demolita. È stata demolita nel 62. Bene, parlando del papà, aveva questo soprannome, Pigiana, perché lo chiamavano? Ma non sono mai riuscito a capire il perché, perché è iniziato che loro erano quattro fratelli, tre maschi e due femmine. E lui fosse da piccolo, perché era un po' robustino, in bergamasco, Bigianuca, che vuol dire come la damigiana, che è un po'. Ora il soprannome è partito Bigiana, ed è stato fino alla morte Bigiana. Si diceva che era Bisioli, Luigi, in zona non lo sapeva nessuno. Ma se c'era Bigiana lo conosceva. È un po' come l'altro che andremo magari a intervistare, se sarà possibile, il Monti Antonio, che lo chiamavano il Bigin. È Bigin, certo. Sì, esatto. Allora, tutti avevano un soprannome. E quindi questo sistema del contadino a un certo punto è terminato. Eh sì. Però quel sistema cosa gli ha insegnato? Beh, il sistema ti insegna molte cose, insomma, rispettare la terra, rispettare i valori della terra, rispettare di non consumare, di buttare via il tuo consumismo. Ancora adesso i miei figli mi prendono in giro, perché se loro aprono l'acqua calda e vanno, io ancora vedo che va per niente, vado a chiudere, perché io facevo il bagno
nel cortile, nel famoso masterno di legno, messo fuori da mia sorella, che era la maggiore, mia sorella Maria, a scaldare un pochettino, poi ci prendeva me e poi mio fratello Erminio, che è del 44, dentro a fare la doccia, e la nostra doccia era quella lì, e non c'erano i servizi erano fatti dopo, lavorando, allora sapevo cosa erano i servizi. Come avrete capito, la vita del contadino non era poi molto, molto, molto facile, no? Anche perché cominciava la mattina presto e finiva la sera tardi, e quindi non c'era da scherzare, perché tra l'altro i contadini avevano bisogno delle braccia, non è come adesso che avevano, che hanno i trattori, che avevano bisogno delle braccia. Tutte le braccia, perché specialmente quando c'era la raccolta delle pannocchie, che arrivavi a casa, che la luce, non c'era più luce, e c'erano le montagne fuori casa dei pannocchi, ero cosa dovevo fare? Fuori la luce, e tutti, fratelli, sorelle, genitori, vicini, e tutti a togliere le frasche delle pannocchie. Poi non è che avevi finito, prende quello che era la pela, portarla in cascina, e l'altro metterlo nei sacchi, perché dovevi metterlo fuori ancora nei giorni per farlo essiccare, per asciugare. Era un lavoro abbastanza... Bene, abbiamo sentito la testimonianza di Gian Piero Visioli, è una testimonianza che in prima persona ha vissuto con i suoi genitori, gestendo questo periodo della sua vita, oltre che lavorare anche in campagna. Buongiorno, oggi parliamo con Aurelio Legnani. Anche lui ai tempi è stato contadino. È vero che poi ha cominciato anche a lavorare, però la sua vita l'ha iniziata da contadino. Allora Aurelio, che tempi erano e come si lavorava in quei momenti nella campagna soprattutto? Diciamo così che io sono cresciuto già da bambino con latte di capra. Era un pallino il mio, perché non mi piaceva, perché puzzava. E dicevo alla mamma di non darmelo perché non mi piaceva. E la mamma mi diceva sempre: lo devi mangiare, perché quell'altro è accordato che va portato ai clienti che mi danno qualche soldino. Perciò è stato un dramma parlare dei contadini allora. E avevamo una capretta, noi, che circolava, veniva in casa, in cucina, per tutto. Non ho mai messo il muso sul tavolo. Era più educata lei di noi tutti, perché era così. Era un modo di vivere. Comunque. Era un modo di vita. Ma io proprio sono cresciuto in una famiglia di piccoli contadini, perché allora erano tutta una zona di piccoli contadini. Chi aveva più terreni di tutti, al massimo ne possedeva 20 pertiche di terra. Noi ne avevamo 10, non si poteva mantenere 2-3 animali. Erano 2 animali, al massimo era la mucca, una volta l'asinello, qualche capretta e non di più, se non potevamo. Ecco, voi dovete sapere che adesso si vivono in case, si sta bene, c'è il caldo, l'illuminazione, ma una volta c'erano le cascine. Queste cascine che contenevano queste famiglie che lavoravano la terra. Ecco Aurelio, che vita era in quelle cascine a diverso di oggi? Era una vita meravigliosa, perché c'era una cosa che non mancava: il calore umano. Io sono cresciuto in un cortile dove eravamo da 54 persone, tra grandi e piccoli figli. Erano 4 fratelli, mio padre, che vivevano tutti in quella cascina, in quel cortile, ed era una cosa splendida, perché ognuno aveva la sua cascina, ognuno aveva la sua stalla, ognuno aveva il suo pollaio e ognuno aveva la propria famiglia. Il rubinetto per prendere l'acqua, quando l'abbiamo messo, perché prima non c'era, si andava al pozzo a prendere l'acqua fresca, e io andavo al pozzo a prendere l'acqua fresca quando io con la penaggia facevo il burro. Ecco, cos'era la penaggia? Spanava il latte alla mamma e teneva da conto la panna, e poi mi diceva se non aveva tempo lei, perché lei doveva guardare la campagna, e mi mettevi lì a fare. Ecco Aurelio, per chi, i giovani di adesso che non sanno certamente, no, non l'hanno vissuto, la penaggia che cos'era? Era un piccolo barilotto di legno stretto e alto, c'era come un tassello dentro con un manico che si faceva andare come fare il burro nel fiasco, e dentro c'era il latte. Bello. C'era la panna dentro. Panna, non il latte. Sì.
quel poco siero che c'era poi veniva fuori ancora, perché tu voglio di farlo andare, certo, così si concentrava proprio la pancia, che era burro, vero burro. E io quando andavo al pozzo a prendere l'acqua fresca, proprio per quello, che si metteva il secchiello che era appeso in casa, c'era un gancio, c'era il secchiello, e si metteva questa pezza di burro, non c'era mica il frigorifero, non c'era niente. Allora, chi già aveva qualche cosa, noi dicevamo in dialetto, poi quell'acqua già si rinca. E cosa volevo dire? Era un cardenzino con tutta la rete davanti, sfilava l'aria, metteva dentro un pezzo di ghiaccio e lì lo teneva fresco, però noi non ce l'avevamo questo. Allora andava bene l'acqua, beh, a raccontare adesso ragazzi, certo, fate fatica a capire. Certo. Ma una ecco, volta... La gente che ci ascolta deve sapere che stiamo parlando degli anni 30-40 e quindi la vita era molto ben diversa di adesso. 30-40. Non c'era il riscaldamento che c'è adesso, non c'era la luce che c'è adesso e quindi la vita era molto più pesante. Che non... Si viveva magari un affetto familiare diverso, vero? Altro che, ho detto prima, c'era molto più calore umano e c'era anche molto più rispetto. Per dire una sciocchezza, ma aveva la sua importanza. Io ho iniziato a dare del tuo a mia mamma, avevo 20 anni, e non davo del tuo a mia mamma, no, ho iniziato proprio a quel momento, perché per dire cosa succedeva in casa, ma era una meraviglia, sapete, le case erano fredde, c'era solo un camino, si buttava sotto di tutto per bruciare. Certo. Guarda quando era freddo, io c'è una cosa che non dimenticherò mai, quando ne ho quelle giornate fredde d'inverno, c'erano i vetri che mai nessun pittore, nessun artista, nessun decoratore, nessuno avrebbe decorato i vetri come li faceva, come li faceva il freddo allora, perché la casa era fredda gelata, era. Per scaldarsi l'unico posto era andare in stalla, avevate insieme gli animali, che è stata una cosa molto importante, ragazzi, io sono convinto che avete bisogno di conoscere gli animali, di vivere la vita animale, la vita della natura, ed è una cosa molto importante, sapete? Sapete quanti stimoli vi dà essere a contatto a tutte quelle cose? Ecco, è una cosa preziosissima. Abbiamo parlato di come si viveva in casa, adesso però Aurelio parliamo di come si svolgeva la vita del contadino, cioè a che ora cominciava, cosa faceva, quali erano i compiti che venivano assegnati anche quando le famiglie erano in tanti. Sì, è vero, io aiutavo mio padre quando c'era il taglio dell'erba medica. A dire erba medica forse nessuno qua la conoscono, certo, più, perché le campagne sono completamente, non esiste più l'erba medica, e la chiamavano medica perché era una medicina per la cultura. La cultura è la terra, perché si parla sempre di cultura, certo, ma attenzione, c'è una cultura che non si vende a quintali o tonnellate come la terra, ma è quella più importante, è quella che ci dà da mangiare, ragazzi, non dimenticate, perché senza quella chi muore più da fame, c'è poco da fare, ma l'importante era quello. E si andava a tagliare l'erba medica quando era ancora bagnata dalla rugiada, dovevi andare lì, era proprio mattina presto presto, appena si è fatto l'orcia. Perché? Perché il taglio era molto più dolce, perché l'erba medica non potevi tagliarla secca, e si metteva, oltre che per medicare il terreno, serviva solo per i cavalli. Era un sogno l'erba medica, non solo il profumo che aveva, perché quello era proprio il pasto prelibato per un cavallo, un po' come il dolce per noi, perché era un fusto duro, era molto duro, che aveva bisogno proprio, era qualcosa di straordinario. Ci sono ancora, io li ho trovati queste campagne di erba medica, ma dove la coltivano proprio per fare i semi, per avere i semi da seminare, e nel Mantovano, nel Cremasco, ne ho viste tante di campagne, ma dove qua non esiste più, ed è una cosa splendida. Si lavorava, e poi quando il sole scottava magari recuperavano qualche ora per correre a casa, accudire il bestiame, guardare le cose, aver da mangiare, che andava bene tutto allora, ragazzi. E lasciatemi dire però, tornando indietro, che io vivevo in casa, che non avevo il pavimento. Ah, certo. Qualcuno aveva già i medoni di terracotta, invece noi avevamo la terra battuta. Non avevo la lampadina, sapete? No, non ce l'avevamo ancora.
Lucerna, si chiamava la Lucerna. Quindi... E per andare, per spostarsi, per andare in stalla magari a vedere, a codire il bestiame, capitava di andare anche di notte, così capitava, perché, o perché doveva partorire la mucca, perché si andò con un piccolo lume. Il lume, io ero il maggiore dei miei fratelli, mia madre lo dava in mano solo a me, perché? Perché c'era paura anche di incendio, certo, con un certo. Lume così, era a contatto con la paglia, col fieno, con tutto. E beh, non era, ecco, erano momenti, però era bellissimo, ragazzi. Certo. E per te quanto tempo è durato fare solo, solo e soltanto con i tuoi genitori e i tuoi fratelli il contadino? E diciamo, diciamo pieno è durato fino quando ho iniziato il lavoro, 13 anni, dopo continuavo lo stesso a fare il contadino, sacrificavo oltre al lavoro, logicamente poi facevo anche il contadino, perché per aiutare, per dare una mano alla mamma, io prima di andare al lavoro sapete cosa facevo? Allora le campagne, le nostre campagne qua, erano tutti pieni di gelsi, noi siamo a Mimurun, erano gelsi, piante che facevano le foglie, che era il cibo prelibato del baco da seta. Io avevo un debole per il baco da seta, era la mia storia, guarda, sul baco da seta è una cosa splendida. Perché? Perché al mattino andavo a tagliare i gelsi e dopo glieli pelavo, li tagliavo fini fini fini, che non avevo una macchina, era una piccola bascola rettangolare di legno con una lama che tiravo giù, mettevo le foglie, trac, 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 e li tranciavo. E poi la mamma li metteva tutte sulle tavole per dare da mangiare al baco da seta. Anche lì sarebbe una cosa splendida, ragazzi, che voi non sapete, non l'avete mai vista. Credo che ci sia a Busto Arsizio un museo dove fanno vedere sì. La lavorazione del baco da seta. Era una cosa splendida, io ero molto affezionato. Pensate che al punto ho iniziato a lavorare, ho conosciuto dei miei amici di lavoro che erano delle persone che anche loro contadini, sono andato perfino a Fino Mornasco per incrociare la razza, ho detto mamma, vado su a Fino Mornasco, non in macchina, perché la macchina non c'era nessuno, allora, c'era solo ma per pochi. E già tanto era la bicicletta, perché ce n'eravamo uno solo, in famiglia eravamo già in sette, lavoravamo tutti ma ce n'era uno, e papà andava sempre a piedi e lasciava a casa questa scassata bicicletta, era una cosa incredibile. Allora io sono andato fino a Mornasco, ho portato a casa una coppia, erano meravigliosi, erano grosso come un dito, maschio e femmina, per incrociare la razza dei bachi da seta. La mia mamma aveva una passione favolosa per quelle cose lì. Era una cosa, io vorrei che tutti voi foste a contatto a quel fatto lì per vedere cosa riesce a fare un verme, un vermiciattolo, chiamatelo come volete. È una cosa splendida, e noi lo seguivamo perché bisognava accudirlo sempre, andavo accudito tutti i giorni. Io credo che un giorno addirittura, lo sapeva mia madre, io non potevo sapere queste cose, c'è stato 2 o 3 giorni di umidità il mese di luglio, e mia madre mi dice, accendi il camino. Ma come accendo il camino, quel caldo che fa? Sì, va acceso il camino, perché si ammalano i bachi. Come si ammalano? Sì, devi accendere il camino e poi buttiamo un po' di zolfo sopra, che fa da disinfettante. E ho fatto anche quello, l'ho fatto. E questo lo facevo tutto nelle ore fuori lavoro, perché oltre la mia giornata di lavoro. Ecco, la campagna comunque ha sempre dato da vivere alle famiglie. E riusciva a mantenere in sé per sé quel potere che poi riversava sulla famiglia stessa del contadino. Il contadino insieme alla campagna aveva tutti gli animali per lavorare questa campagna. Ecco, la tua famiglia quanti animali di questi aveva all'interno di una stalla? Non tutti, erano tutti piccoli contadini qua, al massimo uno che aveva più terra, come ho detto prima, che ne aveva un 20 o 25 pertiche, questo poteva tenersi un cavallo. Per noi
era già tanto se potevamo tenere un asinello, difatti l'abbiamo tenuto per 2 stagioni, ma poi ci siamo liberati perché non potevamo, c'era già la mucca, era già tanto con una capra, non potevamo tenerne di più, perché sennò eri costretto ad andare a comprare il fieno, dovevamo comprare perché guardate, avevi da mangiare, è chiaro che dovevamo infienire, non c'era, è vero che c'era anche tanto fieno in giro dove si poteva comprare molto buono. Che poi vi dirò una cosa che voi non immaginate nemmeno, si chiamava il magenta perché era il primo taglio che si faceva a maggio, era profumatissimo. Il tempo del contadino era racchiuso anche in alcuni momenti della vita contadina, per esempio quando si tagliava il grano, ecco, non era una festa? Madonna, questo qua ha fatto una domanda che mi ha toccato un tasto che è doloroso per me. È doloroso in un certo senso ed è piacevole nell'altro. Se c'era una cosa che non volevo mai fare, era curvarsi con una piccola falce per tagliare il grano, che non c'erano le macchine che vedete adesso, si doveva tagliare tutto a mano e a me era una cosa che dava totalmente fastidio. Però andavo, sapete, magari facevo molto poco, era quello che rendevo meno di tutti io, però ci andavo. Perché? Perché si fermavano a far la merenda. Sapete cosa volevo dire? Si fermavano un quarto d'ora, mezz'oretta, sotto all'ombra del murum, sotto il gelso che vi ho parlato prima, e là distribuivano mezzo panino, un panino con la pancetta. Io andavo solo per quello, ma se c'era una cosa che non volevo mai fare era curvarsi a tagliare a mietere il grano. Era durissima quella, era durissima, perché adoro mia madre, perché so cosa ne ha fatte e quante campagne è andata a tagliare il grano. E pensate che quando c'era da tagliare non è che lo tagliava solo il proprietario, no, certo. Venivano anche gli altri a aiutarti, certo. E tu andavi a aiutare loro, era così, questa era vera solidarietà, questo sì si chiamava solidarietà. Ecco, anche perché adesso no, i giovani di oggi vedono le grandi macchine che tagliano il grano, ma una volta quando si vedevano quelle estensioni di grano e la gente tutti in fila, ecco, non solo il contadino proprietario ma tutti gli altri, tutti insieme a tagliare il grano. Poi veniva il momento della mietitura, che veniva lavorato questo grano. Era così anche per il grano turco, non solo per il grano. Però parlando del grano, io avevo solo 8 anni e qua a 2 passi di casa mia c'era la società agricola. La società agricola serviva per quei piccoli contadini che c'erano qua. E allora avevano una macchina che si chiamava la trebbiatrice, dove si trebbiava il grano. Perché prima ho provato a batterle anche con la verga, Sì, sì. Si metteva su terra battuta, sì, che si chiamava l'era, sì, su lì, terra, si poggiava il grano e con le verghe, erano 2 bastoni lunghi, con un pezzo che si batteva, come lo vediamo adesso, si vede qualche cosa, a volte in televisione, sì, li fanno vedere qualche cosa, io li ho vissute, certo, queste cose, e si batteva tutto a mano, e dopo c'era da pulirlo però. Però tornando indietro, io da piccolo, avevo 9 anni, a questa società agricola dove l'avevo lì fuori casa, e mi dice quello che poi organizzava, perché c'era uno che doveva organizzare tutto prima di mettere la trebbiatrice in piazza. Senti, devo preparare i fili. Che fili? Filo di ferro. Che fa? Per legare le balle di paglia. Arrivavano le matasse di filo di ferro rotonde e c'era una macchina che si tirava questo filo. Sì. Veniva tutto diritto, già pronto per infilare negli aghi, che poi nella trebbiatrice in testa davanti a tutti doveva uscire la paglia, che quella dietro veniva trebbiato tutto il grano, usciva il grano e avanti veniva la paglia, che era molto importante perché c'era il bestiame e non aveva bisogno della paglia. Questo si faceva. Io poi finito di tirare i fili e avevo lì le masse, si tenevano lì belle, pronte di andare poi, quando arrivava, si iniziava a trebbiare, a fare le balle di paglia. Cioè, no, anche là
c'era una bella polvere, sapete, non credi che si mettevano il fazzoletto davanti, c'era. Alla bocca. No, si metteva, chi non metteva, non metteva nessuno. No, metteva. Ma io li ho visti una volta che sì, avevano e quelli erano già più avanzati, più avanzati di noi. Quindi parliamo no, di un momento che è più avanti di... No, erano già molto più avanzati di noi quelli. Io qua eravamo lì in 6-7 tra quelli addetti a infilare le coone, quelli che le mettevano, quelli che le buttavano sulla macchina, quelli che erano davanti, eravamo in 6-7 sempre, però non ho mai visto nessuno col fazzoletto che si preservava dalla polvere che c'era. E c'era dei momenti che c'era anche una bella polvere, ma era una polvere sana allora. Perché? Perché non si usavano i veleni che si usano oggi. Non si usavano i diserbi, non si usava nulla in campagna, ragazzi. Era natura perfetta. Come avrete capito, Aurelio Legnani, la vita del contadino ce l'ha ancora nel cuore. È che purtroppo il tempo passa, la vita cambia, il progresso viene avanti, però come sentivo dire pochi giorni fa, mi sa a me che questa vita dovrà tornare ancora a fare il contadino se vuol sopravvivere domani in un modo decente e senza tutta quella difficoltà che ci sono al giorno d'oggi.